Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel giardino accanto alla grande chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1915 al suo padre spirituale, Padre Agostino da San Marco in Lamis. Lui racconta quello che stava accadendo in questa, tra virgolette, terra d'esilio, come lui spesso la chiama, perché era fuori dal convento. Una strana malattia lo costringeva a restare a casa, a Pietrelcina, e non riuscire a trattenersi tra le mura di un convento. Cosa accadeva? E lui glielo racconta il 9 maggio del 1915. I nemici, o padre, insorgono di continuo contro la navicella del mio spirito e tutti d'accordo mi gridano: abbattiamolo, schiacciamolo, però che è debole e non potrà a lungo resistere. Ahimè, padre mio, chi mi libererà da questi leoni ruggenti tutti pronti a divorarmi? Troppo bene voi dite che il Signore, mentre ci prova con le sue croci e con le sue sofferenze, lascia sempre nel nostro cuore uno spiraglio di luce, per cui si conserva sempre una grande fiducia in Lui e si vede la sua immensa bontà. E purtroppo questa luce non è venuta mai meno. Ma dovete ancora convenire meco che è appunto questa luce che cagiona al povero spirito una pena superiore ad ogni umano concetto. Ella rappresenta in tal modo la divina bontà da non poter l'anima goderne con possedimento di amore, ma solo ella sospira da lungi un tal possesso con desideri penosi. Tale luce fa anelare l'anima a Dio, fonte di ogni bene, e che il più delle volte è stretta a palesare la pena delle sue brame con un profluvio di lacrime. Padre mio, qui in questo stato per la povera anima tutto è tormento. La poverina è posta di continuo in una contemplazione tormentosissima, in cui Dio, con mirabile notizia, facendosi a lei vedere lontano, le sveglia un dolore sì acuto da ridurla alle agonie di morte. Non crediate intanto che tali atrocissime pene che l'anima sperimenta, il corpo ne rimanga del tutto estraneo. No, esso vi partecipa in un modo assai sorprendente ed affatto sconosciuto dai figli del dolore. Immaginate adesso, padre, quali pene io soffro. Voi già avete compreso che dal fin qui detto come la stessa luce che viene dall'alto si converte per l'anima in un tormento assai penoso. Aggiungete la guerra di Satana e la vita tutta di siffatta anima diventa insopportabile. Il nemico, non bisogna illuderci, è fortissimo se non si vuole arrendere. L'anima ne comprende alla luce che Dio in lei infonde tutto il pericolo che corre se non sta sempre allerta. Il pensiero di perdere il tutto con una possibile caduta fa tremare la poverina come canna esposta al vento. L'esito della buona vittoria è nelle mani della Madre Celeste. Protetto e guidato da una sì tenera madre, rimarrò a combattere fino a quando Dio vorrà, sicuro e pieno di confidenza in questa madre di non soccombere giammai.